questa volta, ragazzi, speravate che sbagliassi questo pronostico e invece l'ho azzeccato tutto quanto. Rangar si ha perso contro Gervonta Davis, esattamente come l'avevo detto. Oi a tutti cari fighters, oggi siamo qui per fare una piccola analisi su quello che è stato il match dell'altra sera, anzi dell'altra mattina, fra Ryan Garcia e Gervonta Davis. Purtroppo ragazzi, ieri non sono riuscito a fare il video, quindi con un giorno di ritardo per parlare un po' di questo argomento, perché sono stato all'evento Strelka, dove sono successe un sacco di cose, ma questo lo vedrete nel prossimo video che uscirà nei prossimi giorni. Vi spoilerò solo una cosa: l'evento Strelka di quest'anno, ragazzi, su 12-13 match che ci sono stati, praticamente tutti sono finiti per KO, quindi ragazzi, ci sono delle cose veramente incredibili. Però non vi spoilerò più niente, perché questo video sullo Strelka uscirà fra qualche giorno, e questo è il motivo per il quale oggi vi vado a parlare un po' di Ryan Garcia contro Gervonta Davis, di quello che è stato il match, di come hanno deciso di strutturare tutto questo match, che tattica hanno utilizzato da una parte e dall'altra. Quindi io direi, bando alle ciance, andiamo a entrare un po' più nello specifico e parlare di questo match. Comincio però, ragazzi, col dirlo che devo essere sincero, non mi ha stupito il come si è andato il match. Io l'avevo più o meno pronosticato qualche giorno fa, settimana scorsa, quando ne ho parlato appunto in un video di come sarebbe andato a finire un match tra questi due atleti. Ho sempre visto Ryan Garcia come ancora un ragazzino in confronto a un Gervonta Davis che è già più affermato, ma affermato non solo sui social, ma affermato proprio come carriera pugilistica. Lo vedo molto più solido, proprio ha combattuto con atleti secondo me molto più forti rispetto agli atleti con i quali ha combattuto Ryan Garcia. L'unico avversario, a mio avviso, abbastanza valido per Ryan Garcia è stato Luke Campbell, che però, ragazzi, era già a fine carriera, poi non era tutto quel talento di pugile, e nonostante tutto abbiamo visto che Ryan ha rischiato. Ok, ha ribaltato il match, ne ho parlato già diverse volte di questo, ha ribaltato, è riuscito a rialzarsi, cambiare strategia, continuare comunque senza perdersi d'animo per cercare di ribaltare le sorti di quel match che sembravano già segnate dopo quell'atterramento. Questa volta però la mia analisi andava a riflettere sul fatto che Gervonta Davis non è Luke Campbell. Gervonta Davis, quando colpisce, fa veramente male, ed è esattamente quello che è successo in questo match. Andiamo per ordine però. Prima ripresa, abbastanza di studio, diciamo. Ryan Garcia cercava di tenere la distanza col suo jab, Gervonta girava, si muoveva un po' di qua, un po' di là, qualche jab anche lui per prendere un po' le distanze, ma diciamo che prima ripresa abbastanza, diciamo, equilibrata. Seconda ripresa, Ryan Garcia ha deciso di partire subito, accelerato un po' troppo. A mio avviso si è andato a spompare troppo in questa seconda ripresa, e questo lo dico perché molto probabilmente Ryan ha portato quei colpi più per la paura che per la tecnica. La maggior parte dei colpi che gli portava erano tutti in clinch. Come Gervonta andava a chiudersi praticamente in clinch con Ryan, questo partiva e cominciava a sfuriare con i suoi ganci da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra. L'80-90% dei ganci montanti, i colpi che ha portato Ryan Garcia durante queste fasi di clinch, a parte che erano colpi sporchissimi, veramente da risse da strada, incredibile, una roba veramente inguardabile, però al di là di quello io ho visto più la paura negli occhi di Ryan Garcia, che ha cercato il tutto per tutto di, non lo so, erano colpi, non li ho visti come colpi tecnici con un fine, con un secondo fine, cioè studiati. Li ho visti come dei colpi in preda al panico, ed è stato quello che ha fatto la differenza in questa seconda ripresa. Perché cosa è successo? È successo che dopo una serie di sfuriate su Gervonta, che andava tranquillissimo, la strategia di Gervonta in tutti i suoi match passati è proprio quella, 4-5 riprese di studio, dalla sesta ripresa lui comincia a ingranare, comincia ad andare sempre più forte, perché fa stancare l'avversario, si muove, continua a muoversi, porta qualche colpo qua e là, qualche combinazione, a meno che non ci sia proprio l'occasione per colpire, cioè quella pulita, precisa e tutto quanto. Lui dalla sesta, settima ripresa, come sempre, comincia a mettere i piedi sull'acceleratore. Ryan Garcia però, giocando sporco in questa seconda ripresa, diciamo che gli ha rotto un po' i colpi Gervonta, che a un certo punto in clinch, quando si beccava questi ganci alla nuca, alla testa, cioè che praticamente con l'arbitro che cercava di dividerli, si è rotto un po' i coglioni, gli ha preso il tempo. E cosa è riuscito a fare, ragazzi? Durante un gancio sinistro di Ryan Garcia l'ha schivato e ha portato un colpo d'incontro che l'ha beccato proprio al mento, precisissimo. È stato il primo colpo di Gervonta che ha cercato di portare su Ryan Garcia, e da lì in poi praticamente tutti i round successivi le cose sono cambiate drasticamente. Lo stile di Ryan Garcia è diventato sempre più pauroso, cioè Ryan Garcia
ha alimentato ancora di più quella che già era la sua paura. Se voi andate ad analizzare bene quello che succede da quel momento in poi per Ryan Garcia, tutti i colpi che porterà Ryan sarà chiusissimo, non si scoprirà mai più di tanto, porterà questi jab che non arriva a prendere Gervonta e si allunga col busto, cioè non riesce più a far partire i suoi colpi, la sua velocità e tutto quanto, ganci non ne tira più, ha una paura secondo me di esporsi troppo ai colpi di Gervonta, perché ha capito che tanto Gervonta il tempo gliel'ha preso, il timing, c'è un timing assurdo e appena si scopre sicuramente l'avrebbe incrociato. Quindi cosa succede dalla seconda ripresa in poi, ovvero da quando si rialza Ryan Garcia? Ha una paura di combattere, ragazzi, lì si vede proprio negli occhi, non si scopre più, porta qualche jab, porta qualche combinazione qua e là, e questo fino alla quinta barra sesta ripresa, nella quale decide di nuovo di fare un'altra scarica, perché dice, se vado avanti così non sto facendo niente. Se non sbaglio, nelle card era anche sotto di punteggio rispetto a Gervonta Davis, che stava dominando a livello di punteggio ripresa dopo ripresa. Ryan invece ad un certo punto decide di portare di nuovo una serie di combinazioni, scambiare un po' di colpi con Gervonta, che però, ragazzi, gli ha anche portato qualche gancio, per carità, gli è arrivato questo gancio, mi ricordo se destro o sinistro, che ha preso in pieno viso Gervonta. Però ragazzi, Gervonta, cosa gli vuoi fare? È un carro armato quello, non lo butti giù neanche a morire, quello fa sparring con i super medi. Cioè, secondo voi uno come Ryan Garcia potrebbe mai buttare giù uno come Tank Davis? Cioè, per chi lo credeva, e c'era gente nei commenti sotto il pronostico che avevo fatto che diceva, però con la velocità Ryan Garcia, con la sua velocità potrebbe anche mettere KO Gervonta, ma non esiste, ma mai nella vita, ragazzi, che uno mette giù Gervonta Davis e per di più Ryan Garcia, cioè che riesce a farlo, no, era veramente una cosa impensabile. Ryan cerca di fare comunque qualcosina, ad un certo punto dopo uno scambio di colpi, non l'ho neanche visto, detto sinceramente, ragazzi, vedo partire questo gancio di Ryan Garcia, prende in pieno viso Gervonta, ma in quel momento Gervonta era già partito con il suo montante al fegato e neanche si vede, è veramente chiusissimo, si acchiappa il pugno di Ryan Garcia in bocca, ma lui dice, sti cazzi, oramai ti ho visto, scoperto, ti colpisco, ed è andato fino in fondo, velocissimo, rapido, ragazzi, per nulla sbracciato, e subito non si è capito neanche che fosse arrivato il colpo a Ryan. Il dolore per Ryan Garcia è arrivato 3-4 secondi dopo, che si è rimesso in guardia, gli è arrivato il dolore, si è accasciato a terra, è rimasto in ginocchio, e ragazzi, lì purtroppo l'arbitro ovviamente l'ha contato, ma non ce l'ha fatta più a rialzarsi. Ecco, detto sinceramente, non mi aspettavo magari un body shot per Ryan Garcia che finisse KO, TKO, KO per un body shot, mi aspettavo più per un pugno viso al mento che lo spegnesse completamente, e sicuramente se Ryan si fosse alzato in quel momento Gervonta avrebbe fatto il killer, avrebbe fatto l'animale, sarebbe saltato addosso con i suoi ganci montanti e tutto quello che c'aveva e lo avrebbe demolito. Probabilmente Ryan Garcia non avrebbe più combattuto per parecchio tempo dopo quel match. Quindi ragazzi, che dire per tutti quelli che sono rimasti stupiti dall'esito di questo match? Io veramente non capisco, perché alla fine già si sapeva, ragazzi, siamo seri. Ryan Garcia, un bravo pugile, molto talentuoso, ma dall'altra parte abbiamo un vero campione, cioè un vero champ che fa pugilato, che vince, che non lo butti giù, una tecnica assurda, un timing assurdo e una potenza assurda, cioè veramente è un pugile veramente completissimo. Forse solo un Devin Haney potrebbe impensierirlo, perché Devin Haney, ragazzi, dalla sua, cioè oltre alla tecnica, timing, colpi e tutto quanto, anche una difesa, delle skill difensive veramente incredibili, cosa che Ryan Garcia, ragazzi, pecca di difesa, troppo statico, la testa non la muove mai, si muove solo di busto, fa avanti e indietro, mentre invece se guardate attentamente come ha combattuto Gervonta Davis, lavorava su tutti gli angoli, ragazzi, cioè a 360 gradi. Quindi, detto ciò, in conclusione, Gervonta Davis ha deciso di lasciargli la borsa a Ryan Garcia. Quindi qualcuno gli aveva chiesto alla fine del match, cosa farai adesso? Gli chiederai tutta la borsa a Ryan Garcia come appunto pattuito? E gli ha detto no, se la può tenere. Con i milioni che si sarà fatto Gervonta non ne ha bisogno sicuramente dei soldi di Ryan Garcia. Fatemi sapere, ragazzi, voi sotto nei commenti cosa ne pensate, se ve l'aspettavate anche voi questo finale. Scrivete quello che ci avete da scrivere, noi ci vediamo al prossimo video. Oh, yeah.